Il bacino di Central Park. L'impianto idrico. Che pompa melmo ovunque. E dà altrimenti alla coscienza collettiva. Se tutti quei simbionti escono da Manhattan. Addio Terra. Benvenuto pianeta Melm. Il meteorite è la fonte del potere, no? Crea la melma e crea i simbionti. Ma era inutile prima che Harry lo riparasse. E? E è stato l'acceleratore di particelle a danneggiarlo. L'ha rotto a bassa potenza. E se noi aumentassimo quella potenza? Che ne so, tipo a 1000? Lo distruggeremmo, liberando tutti quanti dai simbionti. In teoria. Ma quel bacino sarà pieno zeppo di simbionti. E di certo Harry non staccherà gli occhi dal suo sasso. A meno che qualcuno non lo distragga. Io. È solo a scopo illustrativo. Harry non è cambiato. Vuole ancora curare il mondo. Un sogno incompleto, senza... Il suo migliore amico. Io posso allontanare Harry dal meteorite. Io posso occuparmi dei simbionti. Mentre io prendo il nostro sasso. Solo a scopo illustrativo. Bene, accendiamo l'acceleratore. Via i simbionti. Mondo salvo. Poi churros per tutti? In teoria. Pete, Connors ha detto che Harry ha perso il controllo. Se non potrai salvarlo, dovrai... Non succederà. Voi distruggerete il meteorite in tempo. Curiamo il mondo. Facciamolo. Quindi il meteorite è dentro quella cosa. Insieme ad Harry e i suoi amichetti. Tieni. Un aiutino sonico potrebbe servirti. Stanno tutti lì fermi. Cosa stanno aspettando? Sentite, non vi ringrazierò mai abbastanza. Per tutto. Dai, bro. Siamo lo Spider Team. L'unico e inimitabile. Ehi, amico! Starai seduto lì tutta la notte a giocare col tuo sasso? Siamo solo tu e io. Proprio come volevi. Il nostro dono sarà finalmente tuo. C'è solo un dettaglio. Prima devi riuscire a prendermi. MJ, ora! Volevi una storia, Watson? Cosa diavolo? Un vicolo cieco? No. Deve esserci. Ehi,
lasciato bene. Spero stia bene. Che accidenti. Aiuto! Arrivo! Resistete! Solo dei bengala in giro. Ma non ci voleva. Legato alla coscienza collettiva. È solo un sasso che può distruggere il mondo. Quasi fuori da questo buco. La via d'uscita è oltre l'elicottero.
ci posso credere. Più uno non è invitato alla nostra rimpatriata, Harry! Harry! Ogni giorno dopo la scuola! A dormirci quando tua madre si è ammalata! Non potevamo vederla così! Quando l'hai persa! Quel giorno sul campo da football! Io c'ero! Ci sono sempre stato! Poi la malattia di nuovo! Ci hai abbandonati mentre lottavamo contro la morte! Stavo provando a salvarti! A lui non è sembrato così. Che sta facendo? Ti stiamo dando una opportunità, Pete! Ah!
Simbionti in arrivo. Non funziona! Posso liberarlo con l'antiveno. Ovunque! Devo stare alla larga da quello schifo! Non siamo mai stati abbastanza per te, o per papà. Vuole solo confonderti, Harry! Sei il mio migliore amico! E perché non ti fidi di noi? Mi fido di te, Harry! Non di quella cosa che hai addosso! Noi non siamo una cosa! Simbiontina, arrivo! Non funziona! Posso liberarlo con l'antiveno! Salverò te!
mio migliore amico! Perché non ti fidi di noi? Mi fido di te, Harry! Non di quella cosa che hai addosso! Noi non siamo una cosa! Oddio! Sei più forte di quel simbionte, Harry! Reagisci! Il simbionte ti sta solo usando! Non gli importa nulla di te! Eccone altri! Non brucerà un po', Harry! Insieme a te! Non così! Il meteorite! Ce l'avete tolta! Senti anche tu. È vero? Non devo portarlo fuori. Ci penso io a lui. Dov'hai? Ah!
sasso, bello! Il nostro futuro non ti appartiene! Fidati! Ne faccio a meno! Farò di tutto per tenerti lontano da quell'affare. Separati. Sì, può essere! Ma Peter era fuori di sé!
arpato le ali. Vieni duro, Harry! Ti prego, non farlo. Lascialo stare! No, 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 abbiamo ancora tempo. No, non è vero. Lui li ucciderà. E poi ucciderà anche te. Curiamo il mondo, Pete. Insieme. Thank you.
Adesso, Pete! Adesso! MJ! Voglio bene. Tanto. Fatemi spazio. Non so che succederà, ma devo provare. Harry! Polso debole. Muoviamoci. Cosa hai fatto? Cosa gli hai fatto? Mi spiace tanto. Aspetti, vengo anch'io. Ci sono tracce di attività cerebrale.
ma le possibilità che si riprenda sono scarse. Tenetelo in vita. Perché? Il Siero G. Preparatelo. Negli ultimi anni, questa città ha sfiorato più volte la tragedia. Ma abbiamo stretto i denti, superando malattie, crimini, disastri. Siamo stanchi, tesi, stressati, spenti. Ma non abbiamo perso la speranza. La città deve ancora guarire. Non vediamo l'ora di tornare alla normalità. Ma che cos'è la normalità? E se ormai non esistesse più? Nell'ultima mezz'ora ho spiegato come questi eventi mi hanno cambiata. E voi invece? Nelle prossime puntate parlerò con chi questa città la vive. Esplorerò nuove tendenze, nuove abitudini, nuove idee, sensazioni. Spero che vi unirete al mio viaggio. Io sono Mary Jane Watson e state ascoltando La Nuova Normalità. E la prima è fatta. Bene. Non lo so. Oh, le servo? Aspetta, voglio farti vedere una cosa. Ok. No, coso, è che hanno la melassa. Le prendo io. Grazie ancora per la donazione. Hai parlato a Miles di... No, no. Sei pronto? Miles... Volevo parlarti di... una certa cosa. Cioè, non è che non parliamo. Parliamo un sacco. Ed è bello... parlare. Le... belle... chiacchierate. È che non ti ho mai parlato di ciò di cui avrei dovuto parlarti. Pete. Ok, ricomincio. Ho capito.
tutto quanto. Sì, solo Peter Parker per un po'. Sicuro? È una città grande. Ce la farò, ok? Purché possa chiederti dei consigli. Non ti servono. Non ora, forse, ma prima o poi. Sono qui per te, sempre. Fratellone. Ci si vede.
Che cosa vuoi? Gli Spider-Man. Tu sai chi sono, non è vero? Perché? Hanno rovinato mio figlio. Bene. Tutti dobbiamo soffrire, prima o poi. Anche tu, Norman. Che cosa scrivi? L'ultimo capitolo. Lurking every day. Yeah, I don't ever need to call. I can feel it right away.